Buongiorno ragazzi, siamo qui sul tetto a sistemare i pannelli solari fotovoltaici, scusate, perché ovviamente abbiamo in Italia, ormai l'Italia è un paese di animali selvatici e parassiti, quindi fra i vari parassiti volatili abbiamo i piccioni, che oltre a portare numerose malattie ci portano anche i bei ricordini ai pannelli, perché purtroppo questo spazio che intercorre fra il pannello e il tetto, eccolo qui, è l'ideale per i piccioni per fare, per nidificare e per fare, per riprodursi. Quindi tutta ieri sono stato con acqua e getto d'acqua forte a togliere i nidi che avevano fatto sotto questi pannelli. C'erano 8 nidi con annesse uova, quindi ho dovuto pulire tutto. Dopodiché stiamo procedendo a chiudere, altrimenti poi diventa un problema serio, anche perché rischi anche che ti piove dentro casa con il fatto dei nidi che ostruiscono il passaggio dell'acqua quando piove sui canali. Quindi abbiamo praticamente comprato la rete, questa qua, semplice semplice, questa delle galline, sottile sottile. Abbiamo fatto tutti i pezzi più o meno di 15-20 cm a misura e li stiamo sistemando sotto al tetto, nello spazio che intercorre fra il pannello fotovoltaico e la tegola. Questo è l'unico metodo per salvarsi da questi parassiti. Abbiamo provato di tutto, abbiamo provato con gli ultrasuoni, per qualche tempo, tipo una decina di giorni, 15, si allontanano, ma poi si abituano a quel suono e tornano. Addirittura c'è quel tetto lì sotto che praticamente è un capannone che rivende mobili. L'hanno disinfestato 4-5 volte, ma non c'è stato verso, praticamente sono tornati ancora i piccioni, sono lì sopra, se li vedete si vedono, ecco, ingrandisco l'immagine, io lì là sopra, ecco lì si volano, quindi non riescono a liberarsi da questi parassiti, hanno messo addirittura anche un disfasore che riproduce i versi di vari uccelli, falchi eccetera, ma ormai si sono abituati anche a quello, quindi l'unico sistema è questo, comprare la rete delle galline, fare tutti i pezzi e andarla a mettere nello spazio che intercorre fra. Poi ovviamente si fisserà magari a qualche punto dove si può fissare tipo le staffe dei pannelli. Ecco, purtroppo qui sotto avevano fatto un disastro. Era pieno di nidificazione. Ecco qui. Quindi adesso chiudiamo tutto sperando che. Ma il problema sarà risolto sicuramente. Spero di esservi stato di aiuto e se avete voi anche voi gli stessi problemi, ricordate, non spendete soldi per disfasori eccetera eccetera, ma pulite tutto, lavate e mettete subito le reti.